parole su questo che io definisco un progetto. Intanto l'opera di Ambrogio Crespi è straordinaria non soltanto per il suo contenuto artistico, ma anche per il messaggio politico, sociale che trasmette, teso a mutare certo la situazione di quello che viene definito appunto l'ergastolo ostativo, cioè l'ergastolo vero, quello definitivo, senza speranza, il fine pena davvero mai. Questo docufilm è un manifesto della lotta alla mafia, è il manifesto antimafia. E certamente insomma, questi tipi di messaggi dovrebbero essere condotti e promossi in ogni luogo, ma non perché possono far riflettere la gente comune, ma perché proprio la lotta alla mafia non è la lotta che prendi colui che ha ammazzato, lo metti al 41 bis o altro. La lotta alla mafia è un fatto culturale. Io mi auguro che tutti coloro che guardino questo film diventino capaci di guardare anche dentro se stessi attraverso queste testimonianze. Diversi ce lo hanno detto, sono nati in un determinato ambiente, hanno vissuto, era quasi impossibile vivere una vita diversa da quella che loro hanno vissuto. Ecco il cambiamento che dobbiamo essere capaci di portare, non semplicemente in quei luoghi, ma prima di tutto dentro noi stessi. C'era una storia che mi aveva scioccato quando ero bambino, che era la storia di una persona che veniva murata dentro una cella e lasciata morire di stenti in questa cella buia. L'ergastolo ostativo per certi versi è molto peggio, perché la persona viene anche alimentata e mantenuta a morire per tanti anni. E allora io voglio ringraziare prima di tutto il regista che ci ha fatto portare la luce in questa cella e portare la speranza al nominativo SPES. E poi voglio ringraziare il Partito Radicale che lo ha appoggiato e voglio ringraziare Simona Vicari che ci ha portato il governo, così come a Venezia ha portato il governo per portare luce e speranza dentro quella cella. Allora, io 17 agosto, mio figlio, io mentre parlavo con Sergio, insieme a mio fratello, la mia famiglia, parlavamo di SPES contro SPAM, mentre parlavamo al telefono e via discorrendo, era verso sera, abbiamo trovato mio figlio che galleggiava in piscina, morto. Io e mio fratello e mio nipote Nicolò, l'ha preso prima mio nipote Nicolò, io l'ho preso, ho cominciato a fare il massaggio cardiaco, mio fratello ha fatto quasi 30 metri di volo, che non è piccolo, e ha preso la bocca di mio figlio e ha cominciato a dargli l'ossigeno. Mio figlio è ritornato a respirare, a vivere. Mio figlio è tornato alla nostra vita quotidiana grazie alla nostra forza e grazie alla nostra speranza e grazie alla mia famiglia, grazie a tutto quello che mi circonda, perché io ho creduto sempre a dei progetti, alle battaglie, e quello che io farò sempre, cercherò sempre di raccontare e dare messaggi per aiutare sia i giovani, sia le male giustizie, sia le persone che vengono comunque a non cambiamento, perché questi uomini che fine pena mai sono cambiati e devono cercare di aiutare i giovani per uscire fuori dai ghetti, dai quartieri dove non c'è la cultura, loro possono sicuramente cambiare la cultura interna di questi ragazzi che vivono solamente tra pane e malavita. Loro possono cambiare, possono far cambiare questa cultura, non tutti ma qualcuno. Ecco, io la speranza l'ho vissuta quel 17 agosto.
e che poi dirò che la cosa straordinaria è che alla fine di questo film mio figlio è quel bambino che corre tra l'acqua e la terra, è lui che è quel ragazzo, quel bambino che corre. Grazie.